Roma è un posto speciale, dove abbiamo la fortuna di essere immersi fra le tracce di questi atti privi di alcun senso logico. Opere, segnali d'amore, che partono da lontanissimo nel tempo e che hanno attraversato la storia, spogliandosi della loro funzione originaria. Fra i luoghi di Roma, trasformati dall'amore, da questo modo di sentire al di là di un tornaconto, c'è senza dubbio anche Lucia e Siesta. Un ufficio dell'ATAC, abbandonato, che è stato trasformato in una sorgente inesauribile di grazia e amore incondizionato. Contro ogni buon senso, contro ogni convenienza. Questo luogo nasce nel 2008 e nasce in un momento molto particolare della storia di questa città, e cioè all'indomani della prima campagna sicurezza che utilizza il corpo delle donne in chiave appunto anti-immigrati e sicurezza. Ma noi ovviamente sapevamo bene che la violenza sulle donne non era un problema legato a questi temi, ma che è un problema appunto culturale, educativo, sociale, che ha ben altre radici e che appunto tutti i dati nazionali e internazionali dicono che la violenza sulle donne è un fatto che purtroppo riguarda la famiglia, le relazioni, e che l'80% delle violenze avvengono in casa. Oggi infatti lanceremo il Comitato Popolare Luce alla Città, con la quale intendiamo diffondere questa esperienza, diffonderne gli obiettivi, soprattutto i risultati che abbiamo raggiunto in 11 anni di autogestione di questo immobile. Un Comitato Popolare che si prefigge di acquistare lo stabile, visto che il Comune di Roma e l'ATAC lo stanno mettendo all'asta, e noi crediamo che questo stabile debba essere comprato e acquisito da tutta la cittadinanza e dalle persone che ci sostengono. Con un gesto di rottura, perché noi crediamo che la violenza sulle donne ha un impatto così forte che debba essere anche determinato da rotture, e questa è stata una rottura, un luogo che è stato liberato e in cui da 11 anni vengono ospitate donne e bambini, ma non solo questo, in questi 11 anni noi abbiamo accolto circa 1200 donne, di cui circa 150 hanno vissuto qua e hanno fatto i propri percorsi di fuoriuscita dalla violenza e di autonomia. Ma questo luogo non si esaurisce soltanto con l'ospitalità, questo luogo costruisce un altro tipo di cultura in questa città. Questo luogo ha costruito dei progetti produttivi, e cioè di lavoro, costruisce formazione nelle scuole e nel territorio, è un luogo che è fortemente integrato dentro il tessuto urbano. È un anno e mezzo che chiediamo risposte, e di fronte a queste richieste abbiamo avuto silenzio, abbiamo ricevuto e vissuto un muro, e siamo qui oggi e vi ringraziamo perché questo amore lo sentiamo, lo percepiamo.